Nel cuore della Grecia salentina c'è un mistero, un genio, un graffitaro, o meglio, come si dice in gergo, street writer, che di notte firma i muri della cittadina. I writers sono gli artisti del XXI secolo che, armati di bombolette, decorano, colorano e danno vita a personaggi e storie. Le loro tele sono i muri di città. Molti li additano come deturpatori del decoro urbano, loro, invece, si definiscono semplicemente artisti. E a Melpignano ce n'è uno. Da alcuni mesi realizza con la tecnica dello stencil vere e proprie opere d'arte. Il primo è passato inosservato, il secondo e il terzo no. Tanto che il primo cittadino gli ha lanciato un messaggio: fatti riconoscere, sono pronto a regalarti uno spazio. 9, così firma i suoi lavori, continua in sordina ad animare tutti i muri di Melpignano. Dallo zio Sam d'America alla coppia del cinema Stanlio e Olio e al famosissimo Charlie Chaplin, passando per il volto del cinema italiano Totò. Tutti in bella mostra negli angoli più disparati di Melpignano. Ma cosa ne pensano i cittadini? Ma vi piacciono questi disegni? Sì, diciamo. Mi sono simpatici. Io sono contento di vedere queste qua, perché sono belle, cose belle veramente. Vengono turisti che gli piacciono, fanno fotografie, fanno. Per me sì, che poi non sono abbastanza male, sono abbastanza belli. No, sono buoni, solo per i muri non è tanto buono per i muri. Ma non è finito qui, ai piedi del municipio ci sono due topolini faccendieri. Loro forse sono un omaggio a Banksy, uno dei graffitari che da Bristol ha conquistato l'Europa. E poi un maschietto e una femminuccia in una scenetta molto divertente. Continuando a camminare per le strade del centro storico ce ne sono tanti e tanti altri. Altri topolini e poi l'ultimo, un militare che spara i cuoricini. La curiosità fra gli abitanti cresce di giorno in giorno, tanto che alcuni si sono organizzati in piccole ronde per cercare di coglierlo in flagranza. Ma finora nessuno ci è riuscito e 9 resta un fantasma che anima i muri di Melpignano. You wouldn't do this if you did.